Inaugurata nel centro prelievi dell'ospedale Mazzini di Teramo, la mostra delle opere realizzate nei laboratori artistici della Fondazione Piccola Opera Caritas di Giulianova e da quelli della gemellata organizzazione cinese Hui Ling. La Piccola Opera Caritas è una grande famiglia che inizia a vivere all'inizio degli anni 60. E in quanto famiglia crea spazi di accoglienza a ragazzi in difficoltà, ragazzi che vivono un'esperienza di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e nello spettro autistico. Le opere esposte sono diverse e sono frutto di esperienze nel corso degli ultimi anni in una relazione di amicizia anche con strutture come le nostre in terra cinese. E questa opera in particolare è stata pensata per questa collocazione, per questa mostra e dice il desiderio di intessere, intrecciare relazioni con dentro tutte le emozioni, tutti i colori delle nostre emozioni. Tra le opere spicca l'arazzo, la relazione e Tempo di cura, appositamente realizzato per l'ASL di Teramo dai ragazzi del laboratorio artistico della maestra Ileana Patacca. L'idea è nata sicuramente da la volontà di rendere più colorati e più accoglienti gli ambienti che in questo momento gestivo. Sono una nuova incaricata di coordinamento qui all'ospedale di Teramo, quindi il fatto di vedere magari questi ambienti un pochino spenti che avevano bisogno di un po' di colore, il fatto di avere la possibilità di contattare questa associazione dopo aver visualizzato le loro opere mi ha dato l'ispirazione affinché si potesse realizzare questa mostra all'interno del centro prelievi e degli ambulatori dell'ospedale di Teramo. L'esperienza è stata positivissima perché al di sopra delle aspettative, innanzitutto per la grande disponibilità ed umanità che hanno dimostrato gli operatori della Piccola Opera Caritas, in particolare la dottoressa Patacca Ileana, che è la curatrice artistica, e il dottor Rega, il presidente, e anche la direzione sanitaria di Teramo e il direttore generale si sono mostrati da subito veramente disponibili a dare visibilità e risalto a questa iniziativa.